Bella a tutti ragazzi, giocari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati ragazzi! Oh, bravi, bravi, bravi che siete! Tornati perché ragazzi, oggi solo consigli per gli acquisti. Perché? Perché ragazzi, ve potrei salvare il Natale e soprattutto le figure di merda che potreste o evitare o magari voler appositamente fare. Perché che ne so, magari c'è qualcuno che gli piace fa figure di merda. Eccomi qua ragazzi. Perché? Perché il Natale si sta avvicinando, i regali di Natale si stanno avvicinando. Se li fate, quindi se fate regali di Natale e non sapete che cazzo fare, perché magari c'è sta quella persona che dice: oh, ma quello che cazzo gli faccio di Natale? Che regalo gli potrei mai fare? Che regalo gli potrei mai fare? Eccomi qua ragazzi, vi vediamo insieme le cose più natalizie, più da regalose, le cose più regalose su Amazon. Oggi vediamo i regali che Amazon ci consiglia, diciamo. Quindi ragazzi iniziamo, ma prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate tutto il coso che dovete fare sempre. Quindi dai, fatemi sto regalo di Natale, iscrivetevi al canale. Ho fatto pure rima. Fatemi sto regalo di Natale, iscrivetevi al canale. Allora, iniziamo subitissimo ad aprire la sezione di Amazon. Vediamo Amazon cosa ci consiglia. Allora, come potete vedere, queste sono le cose che cercano, che stanno così nella mia home, diciamo. Però andiamo nella ricerca, vediamo tutto. Ci sta ancora la settimana del Black Friday, ancora per un po'. No, diciamo i film non ci interessano, scelti per te. Vabbè, andiamo nella ricerca e scriviamo regali di Natale economici, perché ragazzi dobbiamo andare sull'economico. Quindi regali di Natale economici, vediamo. Questo set di candele profumate in latta decorativa. Ok, queste se avete un qualcuno che vi sta sul cazzo, diciamo, gli potete regalare queste belle candele così, candele profumate. A gusto di ceci, candele profumate al gusto ceci. Ci sarà pure a gusto fagioli, gusto ceci, lavanda, gusto pupazzo di neve. Vabbè, ok, quindi andiamo avanti. Vediamo che ci sta il Yankee Candle Set. Candela profumata a forma di panettone. Perché? Hanno questa scatola a forma di... Se Yankee Candle stanno andando troppo... Cioè, stanno andando molto forte, vanno le Yankee Candle. Vabbè, ok. Candele. Oh, ma ce l'abbiamo la corrente elettrica! Basta con ste candele! Candele profumate che... Bombe da doccia. Ok, 24 euro per delle bombe da doccia. Che poi che le bombe da doccia sarebbero le palline, quelle che fanno tutta la schiuma, tutto il colore. Se vedete, tipo così. Boh. Vabbè. E oh, questa mi piace, questa è la tazza per tuo nonno, sì, la tazza per i vostri nonni. Questa tazza appartiene al miglior nonno del... Oh, questo è carino. Ah, ma ci sta pure per il fratello. Vedi, ci sta pure per il fratello, per la madrina. La mamma. Vabbè, ci sta per tutti i parenti, pure per lo zio.
o Zio dell'America ci sta, per tutti. Quindi questa è più che altro una cosa simpatica. Scepo sta, ragazzi, scepo sta. Questa approvato, questa approved, diciamo. Poi questa invece è legno, un segnalibro, un segnalibro. Questo è proprio per quella, per quel cugino che ti sta sul cazzo, che magari legge solo la Gazzetta dello Sport o nemmeno legge, magari tu gli regali e il segnalibro, è perfetto, ragazzi, è perfetto. Taglia pizza a forma di bicicletta. Oh, andiamo sulle cose più strane. Ok, taglia pizza a forma di bicicletta. Oh, vediamola sta taglia pizza a forma di bicicletta. In taglia pizza, raga, soltanto che c'ha la rotella a forma di bicicletta, vedi tu da qua, lo pi da sopra la mano e tagli la pizza, diciamo, ca bicicletta. Carina. Questa invece è tavoletta grafica e le vie di scrittura, dove io, una vagnetta portatile, questo per i bambini, per farli disegnare, così invece di consuma carta, bravo, questo è proprio eco friendly, invece di consuma carta inutile, una tavoletta grafica che per crearla è stato voluto tutto una cosa esagerata. Vabbè, però non si consuma carta, però raga non si consuma carta, non c'è spreco, non c'è niente. Però c'è altro spreco. Però va bene. Poi i regali di ispirazione per donne, a volte dimentichi essere fantastico. Questo qui è un portachiavi, che i portachiavi vanno bene per qualsiasi occasione oltre che il Natale. Le calze per donne e uomini inverno. Do not disturb, I'm gaming. Questo è carina come cosa. Questo invece che è un bracciale, vabbè, bracciale, gli orecchini, i classici orecchini natalizi. Questo invece che è calendario a foglietti, diciamo. Oh, questo invece lo spreco di prima del disegno del Natale, così dai bambini che disegnano sulla carta, è stato messo invece, diciamo, qua su sto calendario, che ogni giorno strappi via un foglio, diciamo, quindi 365 fogli così, però è così, è fatto. Vabbè, poi invece questo che sarà set di tisane pucca. Ok, quante che poi quante sono, quante tisane sono? 45 filtri, vabbè 45 filtri per le tisane. Se vi piacciono le tisane, questo può essere una bella idea, per chi se sapete che c'è sta qualcuno che gli piacciono le tisane, può essere una bella idea. Andiamo avanti. Federe natalizie di coppia, Mister e Mister, però si può personalizzare con il nome, come la personalizzi però con il nome, cioè come la personalizzi, come ce lo metti il nome, boh. Ah, vedi, personalizza ora, proprio ciecato. Personalizza ora e là ci metti il nome che vuoi, diciamo. Invece un notebook taccuino per la gente tranquilla, calma un cazzo. Oh, questo è proprio bello, diciamo. Questo è un taccuino, diciamo, e qui ci scrivi tutte le cose, tutte le madonne che tiri durante la giornata, ci scrivi. Un altro portachiavi, vediamo, questo che è un astuccio, un portamonete a forma di gatto, carino, questo mi piace, già le cose un po' più pucciose, diciamo, più pucciose a forma di gatto, un portamonete, che poi ci puoi mettere qualsiasi cosa, no, porta proprio portamonete, diciamo, portamonete, belli a forma di gatto, ci piacciono, approved. Questo invece è quiz da fare mentre fai la cacca. Oh, qui invece stai cagando, ti metti a fare i quiz, così vediamo come la tua mente, diciamo. Questo invece è un galeotto, no, Greta 8. Ma che è?
una stazione Lenio personalizzata per smartphone, supporto portafoglio di aregato a uomo, un portacose diciamo, un portacose dove ci metti il telefono, gli occhiali, l'orologio, il portafoglio, le chiavi. Carina come idea, fammi vedere. C'è sta pure il video introduttivo di come te vedi, ci metti il cavetto sotto, gli occhiali appesi, vedi, portamonete, portachiavi, l'orologio e il telefono. Oh, stai sicuro? Almeno così c'è tutto là, c'hai. Cioè, se la mattina ti svegli che ti mancano 2 secondi per al lavoro, te porti direttamente il portaoggetti insieme, mentre guidi ti metti le cose così, diciamo. E quindi ci sta. Questo ragazzo è molto approved, raga, perché magari pure io che ho gli occhiali buttati là, l'orologio buttato là, il telefono qua sotto, così invece con sta cosa c'è tutto insieme. Bello, questo interessante. Quanto costa? 30 euro. Ok, ci sta, 30 euro di legno, vabbè, ci sta tutti i colori, approved ragazzi, bello. Calzini di spugna, vabbè, i calzini invernali di spugna, quelli antisesso, diciamo, sono loro. Poi questa è un'altra cosa da uomo, regalata da uomo. Chissà se uscirà qualcosa da donna, come i calzini antisesso di poco fa. Questo che c'è, se sta la penna con righello fino a 10 cm. Fino a 10 cm, ragazzi. Quindi se supera la lunghezza della penna, va, siete giusti, diciamo. L'avete capito, i maschietti mi stanno a capire. Quindi che c'è sta in sta penna così porta, in sta penna di tutto, che c'è sta? C'è sta una torcia, la batteria, una torcia a batteria, sì, no, il righello come ho detto poco fa. Ah, vedi, c'è sta il cacciavite, il coso per fare i buchi sul cuoio. Vedi che ci sta la livella, il livellatore, che ci sta pure il compasso, vedi, lo metti al centro e fer giro del mondo. L'apri bottiglia per stappa così per imbriacasse, il coso del touch, diciamo touch tua. E questa è la presentazione, vabbè, abbiamo capito, insomma, vabbè. Andiamo avanti, che sta quaderno delle password. Raga, questo è super approved, così invece di mettere sempre la stessa password su tutto, se no ve ne scordate, che è anche poco sicura, ragazzi. Questo mi serve a me, questo mi piacerebbe averlo come regalo, diciamo. Password, quaderno delle password. Oh, quando vai su una parte te scrivi, mettici e scrivi qua sopra su sto quaderno dove sei andato, a password, username, e stai sicuro, le puoi avere di migliaia di tipi differenti, e password te le ricordi perché c'è sta sto quaderno che te salva la vita, a meno che non viene mangiato dal cane o bruciato, però questi sono proprio casi estremi, ragazzi. Però ci sta questo, raga, quaderno delle password è super approved, proprio al 100, per 6 euro meglio spessi, raga, perfetto. Poi invece che sta per i piccini, Che ti fai le trecce alla Jack Sparrow, diciamo? Sì, sono quelli che ti fanno le treccine alla Jack Sparrow, così, con i cosi. Vabbè, questo è set carta regalo natalizia. Carta che se non avete carta regalo, non ve va di andare cinese sotto casa, aspettate 2 giorni e ve le compra. Vabbè. E poi che c'è sta? Infusioni per gin tonic. Oh, questo è interessante, ragazzi. Infusioni per gin tonic. Che bello ubriaco. Gin tonic. Che porti? Set 6 infusioni per gin tonic cocktail aromi. Vedi. Poi interessa questo. Te fai il gin tonic, ti fai il gin tonic normale e poi ci metti queste spezie così che te lo fanno, vedi, più speziato. Ah, questo
Questo se sei bello ubriaco che ti piacciono i cocktail, può andare bene, questo di nuovo la penna l'abbiamo già vista. Questo invece è il monoguanto, torcia, il monoguanto torcia, per cosa potrebbe mai servire una roba del genere? Perché potrebbe servire una roba del genere? Perché che fa di così? Per cosa può essere utile? Vediamo se ce lo dice. Ah, per i meccanici, vedi? Ci avevo capito, raga. Per chi fa roba di componenti elettronici, meccanici, vedi? Vedi, ti mette la luce sul guanto e sì, effettivamente, c'è cioè, il coso della luce. Led, vedi, questo ti fa la sorpresa. Ehi, papà, ti ha regalato un regalo. Io, ti ho regalato un regalo, amore mio. Vedi, questo vuol fare regalo al nonno. Così, no, mamma, papà, ti ho regalato un regalo. E quindi, vedi, può essere anche per chi corre. Sì, corre, fa la luce così, tipo alla Iron Man, diciamo, vede la luce così, poi alla Iron Man. Per i falegnami, ve possono salvare quel dito illuminato, ve lo può salvare. Approved per i falegnami, diciamo. Per i ciclisti, che magari venite schiantati da una macchina, ve mette sotto. Vabbè, per i ciclisti, de notte, senza pettorina illuminata, senza cosa. Ve meritate solo l'ospedale, diciamo, oltre al guanto, diciamo. E per i pescatori, che è caduto il mouse, è caduto tutto. In questo caso mi sarebbe servito il coso del guanto per illuminare, non far cadere il mouse, diciamo. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. L'ultimo regalo, perché sennò sto video dura un'eternità esagerata. L'ultimo regalo, un portafoglio della Tesla. No, della Teon. Un portafoglio della Teon. Portafoglio uomo, pelle di carbonio. Vabbè, vediamo cos'è. Ingrandisci. Ok, andiamo avanti. Fatta con una carrozzeria di una macchina, è fatta, cioè, carbon filter, vabbè. Quindi che fa? Ah, vedi il portafoglio che c'è questo. Ah, vedi, però, vedi, interessante. Ci metti e tessere così che ci piace e la carta. Gli spicci invece sono per i poracci. Gli spicci non c'è spazio per gli spicci, perché gli spicci solo i poracci ce l'hanno. Vedi lui super strafigo, super contento, è perché c'ho il portafoglio in pelle di carbonio. E quindi c'è sta, vedi, sempre quelli che gli fanno il regalo a lui, a sto coso. Ah no, ci sta la taschetta per gli spicci, giusto per quei centesimi da dare così ai macchinette del parcheggio, diciamo. E quindi c'è sta, vedi, portafoglio in pelle di carbonio. Bello. Ah, quanto costa però? Quanto costa sto portafoglio in pelle di carbonio, ragazzi? 20 euro, 20, ah, perché c'è il Black Friday. Ragazzi, salvatevi sto video, che se dopo, mo che finisce il Black Friday, il prezzo resta lo stesso. Già lo sappiamo che sono so fregature sti prezzi così barrati. Però ragazzi, salvatelo così. 19,99. Dopo il Black Friday vediamo se sarà 28 euro o sarà ancora lo stesso prezzo. Salvatevi sto video, raga. Vabbè ragazzi, quindi andiamo avanti, l'ultima pazienza, santa pazienza, i caffè nell'albero, i calzini, ancora le candele, il portateco a forma di gatto con un pesce dentro. Vabbè ragazzi, questi due bigliettini di auguri. Vabbè raga, quindi avete visto un po' di regali che vi possono essere utili, qualche idea, qualche idea. Venerdì prossimo, ragazzi, venerdì prossimo
vi faccio il video magari sui regali più brutti che si da poter fare o che si può essere ricevuti, diciamo. Vabbè, vedremo. Voi ragazzi scrivetelo nei commenti se avete già fatto qualche regalo e cosa avete fatto. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video di lunedì, dove vi spoilerò la quinta e sesta puntata della serie Mercoledì di Netflix. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e fatemi sto regalo di Natale. Sugarin!